Sandra Mondaini è stata una delle regine della televisione italiana, nonché moglie dell'indimenticabile Raimondo Vianello. Una coppia amatissima dal pubblico italiano che ci ha lasciato quasi in contemporanea dopo quasi 50 anni d'amore. Il 15 aprile del 2010 Raimondo Vianello muore. Pochi mesi dopo è Sandra Mondaini a raggiungerlo. È il 21 settembre del 2010 quando Sandrina raggiunge il suo amato Raimondo, perché non voleva più stargli lontana. A starle accanto in quei mesi di grande dolore, l'amico Pippo Baudo, come raccontò proprio la Mondaini. Di Pippo Baudo ce n'è uno solo, siamo come fratelli. La causa della morte della Mondaini è insufficienza respiratoria. La conduttrice era anche ammalata di vasculite, una malattia dei vasi sanguigni che le procurava dei dolori assurdi. Proprio la Mondaini, durante il suo ultimo impegno di lavoro, precisò alla stampa: "Per favore lo scriva, che non sto male per il cancro, perché il cancro si può curare. Ho questa malattia rara, ma non mi posso lamentare se penso a tanti giovani che soffrono. Io ho fatto la mia vita, ed è stata bellissima. Certo, potrei andare avanti bene un altro po', ma purtroppo per i miei disturbi non si conosce la cura." Vianello, scomparso nell'aprile del 2010, è stato sepolto al cimitero Verano di Roma. La sua Sandra, morta a pochi mesi di distanza, riposa nel cimitero di Lambrate. È stata proprio la Mondaini a volere così, per poter stare accanto alla madre. Erano circolate delle voci secondo le quali la Mondaini non sarebbe stata tumulata al Verano per motivi burocratici. Si sono fatte varie ipotesi sulla distanza di 600 chilometri che separa le loro tombe. Ma la verità è solo una. A svelarla è stata Maureen Salmona, amica della coppia, che ha confermato. È stata Sandra a volere così perché preferiva stare vicino alla madre. È stata anche decisa la sistemazione definitiva in una colombaia, perché se l'avessero messa sottoterra, tra 20 anni avrebbero dovuto spostarla, e chissà chi ci sarà allora per occuparsene. Sandra voleva riposare accanto alla madre. Ha anche voluto che le mettessero un vecchio abito della mamma, e così i filippini hanno fatto. Mistero svelato, quindi. Eravate a conoscenza di questi particolari? Avreste preferito che le loro tombe fossero vicine? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.